Wow, quel cratere è davvero grande. Accidenti, qualcuno è accampato proprio vicino alla bocca del cratere. Andrò giù a vedere di chi si tratta. Ehi? Salve, amico. Ciao. Ehi? No! È impossibile, non riesco a fargli aprire la porta. Fargli? Chi dovrebbe aprirla? Loro! Lo sai, no? Gli extraterrestri! Oh, ma certo! A proposito, chi sei tu? E che cosa ci fai qui? Anche tu, come me, sei sulle loro tracce! No, no, io mi chiamo Brian e sono alla ricerca di un vecchio villaggio indiano. Brian? Conosci il significato del tuo nome? No, che cosa significa? Non ne ho idea, ma il mio nome è Joshua e significa liberazione. È una cosa che dà da pensare, vero? Oh, certo! Molto interessante, davvero. Lo so. Beh, ora che mi ci fai pensare, devono averti inviato qui per aiutarmi a far funzionare la macchina delle comunicazioni. Ascolta, amico, non mi manda nessuno. Solo perché non ne sei conscio non significa che tu non sia stato guidato qui. Mi sbaglio, soltanto pochi giorni fa non avresti mai pensato di poter finire qui, in questo cratere. Beh, questo è vero, ma soltanto perché... Allora ho ragione. Vedi? È così che loro operano. È una cosa che dà da pensare, vero? Non è che per caso hai idea di dove posso trovare i resti del villaggio Hopi che sto cercando? Il villaggio indiano? No, non ne ho la minima idea. Però non appena entrerò in contatto telepatico con Trantor, potrò chiederlo a loro. Quegli alieni conoscono ogni cosa. Allora, che cosa ti ha portato qui? In questo cratere, voglio dire. Questo non è un cratere qualsiasi. Oggi la gente crede a tutto quello che i cosiddetti scienziati raccontano. Secondo loro, il cratere si è formato milioni di anni fa, quando qui si schiantò un meteorite. Lasciatelo dire, sono tutte cavolate! Io conosco la verità. Il cratere è stato provocato dall'atterraggio di un'astronave di Trantor. Beh, a proposito di quello che mi hai detto quando sono arrivato... Sì! Cosa? A quali porte ti riferivi quando hai detto che non riuscivi ad aprirle? Alla porta dimensionale che separa la Terra da Trantor! Per questo sono arrivati qui! Per questo sono atterrati con l'astronave! Stanno creando delle porte dimensionali su centinaia di pianeti, sparsi per tutto l'universo! E quella della Terra è qui, davanti a noi! È una storia incredibile, amico! Che cos'è esattamente la macchina delle comunicazioni? È composta dagli strumenti che ho sistemato sul tetto del caravan. L'ho costruita da solo. E l'ho battezzata macchina delle comunicazioni, perché ho intenzione di usarla per aprire la porta dimensionale. Allora potrò entrare in contatto fisico con i Trantoriani! Perché mi hai chiesto di aiutarti a farla funzionare? È rotta? Sì, dopo essere arrivato qui e aver preparato tutto quanto... Sono stato colpito dalla sfortuna! Ha funzionato soltanto per un'ora. Poi la macchina è rimasta senza energia e si è fermata. Ho tolto la piastra che ricopre il motore e ho controllato la batteria che lo fa ruotare. Ma non riesco a capire dove sia il problema. La batteria sembra a posto. Davvero non mi ci raccapezzo. L'unica cosa che so è che se il rotore non gira, non produce energia. E senza energia la macchina è solo un inutile ammasso di ferraglia! Come posso aiutarti a far funzionare la macchina delle comunicazioni? Non ne sono certo. La cosa sicura è che ci serve energia per la macchina. Energia che viene prodotta quando il rotore gira. Come funziona esattamente la macchina? Sostanzialmente è una sorta di amplificatore che emette suoni a una frequenza specifica. È collegata a una tastiera con 7 tasti che riproducono le 7 note musicali. Tramite i miei contatti telepatici mi è stato detto che per attivare la porta dimensionale devo suonare una combinazione di 5 note a una frequenza che sarà rivelata a me soltanto. Affascinante, vero? A che cosa serve quel pannello con le luci? Ogni luce si accende quando si suona una delle note musicali. Quando suoni la nota, la luce corrispondente si accende. In verità, comunque, non servono assolutamente a nulla. Quello che voglio dire è che non sono necessarie per attivare la porta dimensionale.
Però ho visto qualcosa del genere in un film. Ho pensato che avrebbero dato un tocco di classe alla macchina delle comunicazioni. Che cos'è quella strana cosa che porti in testa? Vuoi dire il mio elmetto telepatico? Si tratta di un dispositivo di potenziamento telepatico che moltiplica di 2 o 3.000 volte le potenzialità telepatiche di un normale essere umano. Lo uso per comunicare con Trantor. Devi fare attenzione. Quando lo indossi, corri il rischio di impazzire, perché il tuo cervello viene attraversato da milioni di pensieri. Ci sono milioni di messaggi telepatici che le persone emettono di continuo senza neppure rendersene conto. Fortunatamente io riesco a distinguere i messaggi provenienti da Trantor senza correre il rischio di perdere il senno. Beh, ti lascio tornare al lavoro. Parleremo più tardi. Torna quando vuoi, ragazzo. Bella, Geggio. No, no, meglio lasciare quell'affare dove si trova. È una delle moto da cross che si trovano più o meno dovunque. No, non posso prendere la motocicletta di Joshua. È una delle moto da cross che si trovano più o meno dovunque. Questo modello è un po' datato. Al giorno d'oggi vanno di moda le tende stile igloo. Non penso che Joshua sarebbe felice se entrassi nella sua tenda da campeggio. E a dire la verità vorrei evitare di fare arrabbiare quello svitato. Ah, dannazione. Questa è la miniera in cui è morta Gina. E proprio quando stavo cominciando a... Beh, vediamo di non pensarci. Devo concentrarmi sulla soluzione di questo mistero. Lo devo a Gina. Se riuscissi ad allontanare quella pietra dall'ingresso, potrei arrivare al villaggio Hopi attraversando la miniera. È bloccata dall'enorme roccia che hanno messo davanti. Ha un sistema di guida manuale. Peccato che la ruota sia rotta. Non funzionerà. Non riuscirò a muoverlo con la ruota rotta. Immagino che ci tenessero dentro gli attrezzi minerari. No, non credo che ne avrò bisogno. Comunque è troppo grande da portare in giro. Credo sia un oliatore. È pesante, ma credo che potrebbe tornarmi utile. Gina, dovunque tu sia, ti giuro che non avrò pace finché non avrò scoperto perché hanno ucciso tuo padre e quale mistero cela il crocifisso che si è rivelato essere una chiave indiana. Ciao, Sushi. Salve, Brian. Come va? Hai scoperto qualcos'altro? Beh, ci sto lavorando. In realtà vorrei parlarti di una cosa. Spara. Si tratta della miniera del tuo bisnonno. Dimmi pure, di che si tratta? Sai qual è la strada per arrivare al villaggio Hopi attraverso i tunnel della miniera? Io? Assolutamente no. Non sono mai entrata nella vecchia miniera. Pensavo che potessi avere una vecchia mappa di quel posto. No, non ho alcuna mappa della miniera. Lasciami pensare. Se esistesse una mappa, si troverebbe all'interno della banca. Probabilmente dentro la cassaforte. Beh, dimentichiamoci per un minuto della miniera. Come vuoi. Perché tu, Kevin e Rutger siete venuti a vivere qui? È stata una mia idea. Sentivo il bisogno dell'isolamento totale per dedicarmi alla mia più grande passione,
Anche loro la pensavano così. Ed eccoci qua. Allora, qual è la tua passione? I computer e il mondo della tecnologia che li circonda. Sono piuttosto brava con quegli affari, sai? Si tratta della cassaforte nella banca. Cosa vuoi sapere? Sono andato a fare un giro fra le rovine della banca, ma non l'ho trovata da nessuna parte. Certo, perché non era al piano superiore. Credo che fosse nel sotterraneo della banca. Sai, per essere ancora più al sicuro. Peccato che l'accesso al sotterraneo sia stato completamente bloccato quando la locomotiva si è schiantata contro l'edificio. Ehi, c'è un cadavere all'interno di una cella nell'ufficio dello sceriffo. Sì, lo so. È là da più di un secolo. Chi era? Il dottore della città. Apparentemente era un ubriacone e per questo ha provocato la morte di un bambino. Era in prigione in attesa di processo quando la locomotiva è deragliata. Non credi che dovremmo tirarlo fuori di là per dargli degna sepoltura? Beh, la porta era chiusa e per come la vedo io, quella cella ormai è di diritto la tomba di quel tizio. Non penso che gli sarebbe di una qualche utilità essere sepolto. Inoltre, beh, in quella cella, secondo me, ha trovato la sua glorificazione. Ma come hanno potuto lasciarlo morire là dentro, in modo così crudele? Lo sceriffo aveva la chiave della cella. Anche lui è morto nel deragliamento del treno. La storia narra che qualcuno avesse avvisato che un treno fuori controllo era diretto verso la città, senza nessuno alla guida. Lo sceriffo cavalcò incontro al treno e riuscì ad arrampicarsi nella cabina del manovratore. Ma la mala sorte fece sì che scivolasse e cadesse dentro la caldaia. Il povero uomo morì bruciato vivo e non riuscì a fermare il treno. Poi, come ti ho già raccontato, in seguito al deragliamento abbandonarono tutti la città e a nessuno venne in mente di liberare un dottore ubriacone che aveva provocato la morte di un bambino. Fermati un attimo. Sì? Ora ho intenzione di proseguire nella mia ricerca. Grazie per l'aiuto, Sushi. Ci vediamo più tardi. A presto e buona fortuna.